Voilà ragazzi, ciao a tutti le nicche, bentornati ragazzi dopo tantissimo tempo devo dire su Tourist Bus Simulator. È da parecchio tempo che non ci rigioco e volevo un po' riprovarlo raga, volevo un po' vedere se in tutto questo tempo magari l'avessero, magari lo hanno migliorato il gioco, no? Non lo so, non ci gioco da tipo 2 anni, 3 anni, non mi ricordo. Ho pensato, mo quasi quasi, vado un po' a vedere se è migliorato, no? Per chi non lo sapesse, questo gioco praticamente è un simulatore. Dobbiamo guidare dei pullman, degli autobus turistici. Devo dire, sta macchina proprio è pulitissima, eh? Allora, entra nel veicolo, non lo so, vediamo, non mi funziona, mo è qua il cosino qua. Va bene, accetta. Ok, allora, mo dovrei avere la macchina. In teoria, eccola là, perfetto. Si gira pure la vista. Ok, allora, bene, posso guidare. Mo devo solo capire. Ok. Allora, vabbè, non mi pare che lo hanno migliorato moltissimo lato pesantezza. È pur vero che sto giocando in 4K. 4K è pesante. Oh, sto andando ben oltre i limiti. Allora, vi stavo a dire, ragazzi, che gioco è questo? In questo gioco si guidano gli autobus. Autobus turistici. Il bello di questo gioco è che praticamente, un po' come Euro Truck, ci sta l'economia. Bisogna comprare gli autobus, bisogna fare dei soldi, ma soprattutto le strade sono molto complicate, non sono strade semplici e basilari, ma ci sono strade molto strette e complicate. Quindi è un gran bel simulatore, devo dire. E avevo voglia un po' di riprovarlo, raga. Ora in descrizione, vabbè, non l'ho detto all'inizio, ve lo dico adesso, se vi può interessare, forse ci trovate il link per comprare questo gioco scontato, se ce l'hanno, o comunque trovate nel caso tanti altri giochi scontati, se guardate in descrizione il sito, e poi vabbè, in descrizione trovate anche i miei canali social, raga, Telegram, TikTok, Twitch, lì faccio le live di solito. Ultima cosa, raga, se volete potete iscrivervi al mio canale YouTube. Se lo fate ricordatevi anche di attivare le notifiche, così ricevete una notifica da parte di YouTube ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale. Allora, adesso sicuramente stiamo andando nella nostra base operativa e la compagnia. Allora, il gioco, ho visto che almeno all'inizio ci fa scegliere se vogliamo modalità carriera o modalità senza carriera. Io ho selezionato carriera perché è la mia preferita, ovviamente. A me piace sempre la carriera. Io ho scelto modalità carriera. Quindi stiamo giocando alla carriera. Poi vabbè, il gioco mi ha fatto scegliere la difficoltà. Ho messo una difficoltà che non è alta. Difficoltà nel senso, difficoltà nell'avviare il motore. Difficoltà in queste cose ho messo no, non troppo difficile, perché non è che io nella vita reale guido autobus e so di preciso come si avvia, e quindi ho detto vabbè, una cosa non troppo complicata magari. Peccato solo che poi non ci fa magari, come dire, cambiare le impostazioni. Cioè al momento tipo ho messo modalità di guida arcade, però era bello se poi si poteva magari durante la partita cambiare in modalità realistico, no? Però questa cosa non l'ho trovata. Comunque, la Nick SRL la chiamiamo, la ditta qua. Oppure, vabbè, Nick Trasporti potevo chiamarla. La compagnia entra nel tuo ufficio. Allora, comunque qua vedete che ci sono, vi faccio vedere, no? Nel telefono vedete i vari menu, punti abilità, calendario, pianificazione, ordini, dipendenti, veicoli, inventario, contratti, finanze, statistiche, officina, impostazioni, carica salva. E non so se il gioco c'ha la possibilità di creare più profili.
Mi sa di no. New save. Nome salvataggio. Chiamo YouTube, però in realtà non lo so se posso fare tipo due profili, se volessi giocarmelo magari, che ne so, no? Metti che uno c'ha dei fratelli, no? Che fa, compra il gioco 2 volte. Vabbè, comunque. Cosa devo fare? Il primo autobus. Vai al computer, compra un autobus. Sì, ok. Clicca sul pulsante per aprire il mercato dei veicoli usati, scegli uno dei veicoli disponibili e compralo. Ha già capito. Allora, flotta, veicoli usati. E qui vedete, noi abbiamo 200.000 dollari. E dobbiamo sceglierne uno. Ovviamente, più costa, più è buono. Vabbè, poi ci sono anche i modelli. Diciamo che preferirei prenderne uno decente, quindi magari pigliamo questo che ancora è al 94% di condizione. Bisogna solo fare un cambio dell'olio o un cambio guarnizione del freno. 100.000 km, vabbè, tempo di consegna 5 giorni, compra, buono, dai. Ritira il tuo veicolo il 6-6-2023. 6-6, 2 giorni fa dovevo prenderlo. Vabbè, ok. Fatto, comprato. Comunque, raga, scusate se sentite di sottofondo quando parlo del rumore. È la mia scheda video che sta a schiattare. Fa un rumore assordante le ventole che è proprio. Pazienza, non vedo l'ora che la posso cambiare, ma per ora devo sopportarla. Allora, vai sull'orologio e apri il menu calendario. Orologio. E se non crepa ovviamente mentre che gioco, continua, insopportabile. Allora, che devo fare? Salta al prossimo appuntamento. Ok, guida fino al Puerto del Rosario. Sì, così mi faccio una pregata, già che ci sto per la scheda video, magari prego. Che devo fare? Sì, ho capito, come si apre la porta qua? Basta spingere. Ok, allora. Pare che abbiamo anche un carro e una barca. Ah no, il buggy. E un veicolo di servizio. Vabbè, io prendo la mia macchina. Ah, si può cambiare visuale. Ci sarà un tasto per cambiare visuale. Ah, eccolo qua. Un po' come su Eurotruck, direi. Mo' difatti, mettendo difficoltà arcade, non mi dice che ne so, metti la chiave, avvia il motore. Non mi ha detto niente, però vabbè, alla fine a me piace più che altro guidare che sta lì a impazzire, a cercare i pulsanti giusti, va, mi va bene così. Meglio sentire il gioco della mia dannata ventola di sottofondo. Non c'è un modo per togliere quel doppio navigatore, magari. Stavo a fare l'incidente quasi. Vai, vai, o faccio soppasso, o faccio, ma la rischio, vai! Ti è! Tanta la polizia dov'è? Ok, si va in autostrada. Controllo elettronico della velocità, dice. Qua il limite di velocità è di 90. No, di 100.
In pratica il gioco è ambientato, credo, in Spagna. Mo' capite perché mi piace, diciamo, ci sono vari giochi dove si guidano autobus. Questo qui mi piace per queste strade strette. Cioè, tu pensa, già faccio fatica a guidare con la macchina, penso a guidare col camion, con l'autobus. Questo gioco c'ha queste strade così strette. Mo' pensa che poi dobbiamo fare queste strade con l'autobus. Beh, graficamente è bello. Il gioco è stato fatto con l'Unreal Engine 4. Pensate un po' se rifanno questo gioco con col 5. E quello è ancora molto più bello. Allora, cominciamo a vedere il nostro autobus è lì davanti. Parcheggiamo qua, ecco qua il nostro autobus, cos'è? Aperto che piglia aria. Ma io fino a qua ho guidato, mo? Ah, è tutto automatizzato, ok. Ok, perfetto, allora, niente radio, se no poi YouTube mi rompe le scatole col copyright. Perfetto, raga. Allora, riporta l'autobus alla compagnia. Ok, allora, cerchiamo di non fare danni. Ora qui inizia il bello, perché queste strade sono strette e noi dobbiamo guidare con un autobus in queste strade qua. Mo' inizia la parte più interessante. Ma carburante quanto ce n'è? Carburante abbiamo mezzo serbatoio, va bene. Mezzo serbatoio e va bene. Mi sa che il navigatore virtuale è tutto sommato utile. Se no, oddio, Madonna. Meno male che non c'erano macchine che venivano. Eccola là. Ci è permesso. Devo passare. Lo devo mettere dentro l'autobus, nella strada ovviamente. Mo' capite qual è la parte più interessante del gioco, eh? Guidare qua con questo traffico. La parte più interessante è questa. Dai.
Ok. Ma qui possiamo un po' accelerare. Ma in teoria l'autobus non dovremmo portarlo a fare una piccola revisione. Comunque l'abbiamo comprato usato. Quindi non è che è proprio un camion in ottime condizioni. Quindi in genere dovremmo, beh, fargli fare quel cambio dell'olio che chiedeva prima, no? Diceva che aveva bisogno di un cambio. Vabbè, ma sì, ma in teoria il gioco ce lo fa fare. Mi pare che poi il gioco ci fa applicare sul camion anche la livrea della nostra azienda. E mo, come lo entro? Come lo entro? Non si sa. Mi tocca camminare sulla banchina. E siamo arrivati, la mia macchina si è teletrasportata qua. Allora, allora, io avendo messo modalità arcade, non mi fa accendere il motore, non mi fa fare niente. In genere i pulsanti sono cliccabili, in genere, normalmente i pulsanti sono cliccabili, però dato che ho messo in modalità arcade non mi fa utilizzare niente, ma in genere si possono premere i pulsanti. Però, boh, non lo so, raga, ditemi voi se per caso magari più avanti è possibile togliere modalità arcade e mettere, che ne so, realistico, però non ho visto se si può fare. Boh, vabbè, pazienza. Ma vabbè, comunque mi trovo bene, cioè almeno mi rilasso a guidare più che sta lì a impazzire a premere i pulsanti uno a uno. New ordini, ok, ordini. Nuovi ordini, viaggio corto, 10 minuti, 500 dollari. Va bene, fatto. Che devo fare? Apri di nuovo il calendario e salta l'appuntamento. Salta fino al prossimo appuntamento. Ma fa 500 dollari. Sali sul tuo autobus. Ma che è notte? Cioè, il primo viaggio me lo fa col buio? Sta bene. Ah, quindi in pratica i fari si autoaccendono. Vabbè, dai, modalità semplice, fa tutto lui. C'è anche questa telecamera. C'è anche la telecamera sul posteriore. E ma in pratica stiamo andando a prendere i nostri primi passeggeri. Salve! Allo! Zephyrus. Ma che, in tedesco parlano? Hi. Allo. Allo! Oh, tutti col telefono in mano? Quasi. Salut. Sì, ma io devo avere, che ne so, devo dire che sto a fare il viaggio qua. Ok, aereo. Ah, dobbiamo andare. Ah, dobbiamo portare queste persone all'aeroporto. Ok.
Ok, dobbiamo andare all'aeroporto. Comunque, in genere, se mettevo la difficoltà realistico, dovevo aprire manualmente le porte, dovevo accendere manualmente il camion, accendere i fari, dovevo selezionare manualmente la temperatura nell'abitacolo. Invece, mettendo questa difficoltà facile, devo solo guidare. Ora, non lo so, ripeto, se posso magari nel tempo mettere realistico, perché mi piacerebbe ovviamente premere qualcosa, però non lo so se devo ricominciare da capo per poter selezionare una modalità più realistica. Io spero che durante la partita posso magari mettere una modalità più difficile, no? Spero che posso cambiare in realistico. Perché all'inizio ho pensato, caspita, non ci gioco da 4 anni, mo tempo che mi impari i comandi, che video faccio? Faccio un video dove impari i comandi? Ora però non lo so, capito? Cioè, spero che possiamo modificare qualcosa poi. Spero che possiamo fare qualcosa, nel caso, per aumentare un po' il realismo. Per ora mi va comunque bene, perché guidare è bello, cioè, da guidare si guida realistico comunque. Cioè, guidare devo guidare. Sto andando troppo veloce. Manteniamoci lato autobus. Quella è zona taxi. E siamo arrivati qua. Prego, salite, prego, prego. Prego, signori, prego, prego. Gente che sale, gente che scende, prendete i bagagli. Aspettiamo che la gente finisce di scendere. Ok, mi pare che abbiamo finito. Possiamo andare, signori? Andiamo. E il viaggio riprende. Ultima destinazione. Si torna, credo, nel punto di partenza. Quanto carburante abbiamo? Mi pare che la stazione di servizio è qua dietro. Potrei un attimino passare a fare il pieno. Qui c'è la stazione di servizio. Mo entriamo. Sì, a manovra come la faccio qua? Più stretto potevano farlo, eh. Devo fare rifornimento. Ok, allora il rifornimento è come nella vita reale, cioè ci mette del tempo.
Certo, 1,39 il gasolio, ma magari pure nella realtà. Vabbè, ma che devo fare? Devo schiacciare nulla? Ok, abbiamo fatto il pieno. Ma senti un po', ma io per uscire posso uscire da qua? È troppo stretto, se no. Comunque, abbiamo speso un $300, ma abbiamo il pieno. Da questo viaggio guadagneremo $500. In pratica ci siamo ripagati il carburante. Però mo questo carburante mi dovrebbe durare un bel po'. Allora, stiamo facendo il rientro. In teoria mi dovrebbe segnare anche quanto mi manca, no? Boh. Oh, aspetta, vedi che ci sono io. Ok, ci abbiamo l'ultima fermata da fare. Cos'era? Non ho beccato qualcosa, vero? Pazzo criminale! Prego, sbarcate! Scendete tutti, scendete! Fuori, 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 fuori! Che io c'ho da fare! Dai, scendete anche dal davanti, no? Così si faceva prima, no? Una alla volta, qua ci vuole 3 ore. Ok, buona, mi pare che abbiamo... Ok. Ritorna alla compagnia. Valutazione servizio 74%. Nessuna infrazione, nessun autovelox. E mo questo qua si mette davanti. Bravo, levate che mi fai un favore. Mi fate passare, grazie. Ve l'ho detto, ragazzi, sto gioco c'ha le strade proprio complicate. Per un autobus, strade complicate. Bene. Però non mi dispiace la difficoltà arcade, mi godo più il guidare che sta lì a impazzire, a spegnere, a accendere questo, quello. Mi godo più il gioco. Allora ragazzi, io ho finito il tempo, poi vabbè, vediamo se magari a voi piace questo gioco, se volete un po' che ve lo riporto, perché anche quello è per me importante. No, mi sa che è obbligatorio, se no non mi fa salvare la partita, vabbè. E quindi... Clicca la cartella sulla scrivania. Che cartella? Quale scrivania? Job, candidato, stipendio. Ah, devo assumere qualcuno. Ah, autisti, meccanici, guide, mercato del lavoro. Clicca calendario per assumerlo. Cacchio ne so io. Cos'è sto 47? Che vuol dire? Che caspita ne so. 56 di 100 affidabilità. Pigliamo quello più buono che c'è. 1700, no? Non lo so. Oh, pigliamo.
Affidabilità 28, fa schifo affidabilità 28. Dammelo un po' più decente. Facciamo questo, va? Ok, dai, 1200. Ok, da domani lavora per me, va bene. Ok, allora, il tuo primo dipendente sarà pronto domani. Se vai semplicemente a calendario e salta al giorno successivo. E voglio salvare la partita, no, eh? Così la finisco sta storia, no? Cosa devo fare qua? Vai al calendario e salta al giorno successivo. Come si fa? Come si fa? Mercoledì, giovedì. Mamma mia! Il tuo nuovo dipendente è arrivato. Oh, ma fai salvare la partita, sì o no, li mortacci tua? Ottieni un nuovo ordine. Madonna, ho capito. Ottengo un nuovo ordine. 5,80. Vabbè, in pratica, se ho capito bene, ci devo assegnare l'operaio. Vai alla bacheca e ci metto il tizio a lavorare. Giusto? Che devo fare? Questo. E beh, che devo fare qua? Clicca. Ah, qua. Lui. Che devo fare? Fatto. Ok, ho assegnato l'autista col con l'autobus. Quindi in teoria mo il nostro autobus lo usa l'autista. Salta il calendario, salta 2 giorni. Ok, in pratica così lui finisce il lavoro, va? Ok, così lui può fare il lavoro per me. L'ordine è stato completato con successo dal tuo dipendente. Ora apri la gestione veicoli. Sta a rompere le balle che volevo concludere. Devo fare? Clicca. Su questo pulsante veicolo attuale giocatore appena disponibile. Ah, che quindi mo è mio, no? Così adesso questo veicolo è assegnato a me, veicolo giocatore, ok. Allora, ragazzi, va bene, va, male che va, devo ripetere queste quattro cose dell'operaio. Ragazzi, spero vi sia piaciuto il gameplay. Mi raccomando, come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollicione in su, ci becchiamo presto, ragazzi. Ciao, alla prossima.